Allora, ciao a tutti, io sono Nicolò Porcelluzzi, editor letteratura del Trascabile, rivista online di Treccani. In collegamento c'è Alessio Giacometti, che è un nostro collaboratore autore. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, beh, intanto la prima premessa è questa: io e te ci siamo visti soltanto una volta, un paio di volte, e non siamo mai riusciti a parlare del tema. Il tema è noto ai nostri lettori, ma insomma è sempre importante ripeterne le coordinate e qualsiasi cosa possa aiutare un'introduzione semplice. Per farlo, oggi parleremo di un libro edito da Treccani Libri, e si chiama La Terra, la Storia e Noi. È un libro di due autori francesi, ecco, grazie mille. Gli autori sono Bonneuil e Frézeau. Mi prendo questa libertà fonetica. Bene, ne parleremo. Il tema qual è? L'antropocene, scusate. E ne parleremo da due punti di vista diversi. Allora, io sento di arrivarci dal punto di vista di uno scrittore, mentre per me tu sei uno studioso antropocene e per il mondo anche. Hai scritto degli ottimi articoli per il Trascabile sul tema, e quindi se poi un attimo introdurti, presentarti e spiegare un po' di cosa ti occupi. Sì, certo. Allora, il tema dell'antropocene è un tema che negli ultimi anni mi ha interessato particolarmente tanto perché, diciamo, l'elemento di curiosità che appunto mi ha sedotto, diciamo così, e che quindi mi ha portato a studiare, ad approfondire il tema, è un po' questo. Cioè, com'è stato possibile che un concetto scientifico nato in un settore disciplinare tradizionalmente periferico, come per esempio appunto, la geologia, la stratigrafia, sia diventato culturalmente così rilevante, no? Socialmente così rilevante, in così rapido tempo, poi peraltro, perché appunto poi magari parleremo insomma della storia del concetto, ma negli ultimi anni c'è stata una brusca accelerata, diciamo, rispetto agli usi che sono stati fatti del concetto di antropocene e quindi anche della sua fortuna extrascientifica. Questo mi ha incuriosito molto ed è una delle ragioni per cui ho cominciato a studiare gli usi sociali del concetto di antropocene, quindi non meramente quelli scientifici, pur importantissimi ovviamente, però appunto non essendo io geologo, non essendo io uno specialista, Certo. le dispute tecniche intorno al concetto di antropocene, non ho insomma, gli strumenti culturali per poterne dire, ma mi è interessato molto questa fuoriuscita, diciamo così, dalla stratigrafia alla anche cultura di massa oramai. Il libro di cui parliamo oggi è un esempio perfetto, di apertura in quella direzione. Abbiamo letto diversi titoli sull'argomento, io appunto da curioso, da appassionato, da divulgatore, tu da studioso vero e proprio. Questo è uno, è uno, questa è una delle letture che aiutano a sistemare, dico io, la spina dorsale, insomma, di chi si approccia all'argomento, perché si fa un grande ordine nella grande confusione. E, mi ha ricordato un altro libro, magari avremo modo di parlarne verso il finale, di Andreas Malm, In the Storm of This Progress. Sono libri che guardano la temperie filosofica, culturale degli ultimi anni, degli ultimi decenni, e secondo me riescono a separare quello che di buono c'è stato nella ricerca da quello che di fuffoso c'è stato, di arioso ed inconsistente. Il libro è diviso in tre parti. La prima si chiama Il concetto di antropocene. Mi piacerebbe che tu ce lo raccontassi in breve per andare un po' poi ad approfondire qualche punto Certo. particolare. Allora, l'antropocene appunto è questa nuova epoca geologica che si immagina sia successiva all'Olocene, che invece è l'epoca geologica che in qualche modo stiamo vivendo in questo momento. Antropocene, lo dice il nome stesso, è un'epoca in cui l'attività umana degli esseri umani comincia a lasciare traccia di sé anche nei sedimenti geologici, no? Nelle descrizioni che gli geologi e gli stratigrafi fanno dell'antropocene, no? C'è spesso riferimento all'umanità come una forza tellurica, una forza di natura straripante,
che al pari della tettonica a placche, al pari delle eruzioni vulcaniche, al pari degli impatti dei meteoriti o dei grandi eventi di estinzione che hanno caratterizzato la storia del nostro pianeta, arriva a lasciare traccia di sé, no? Un inquilino del pianeta Terra, noi, gli esseri umani, che a un certo punto, nella grande storia della Terra, che è la storia delle rocce, perché poi il libro della Terra è il libro delle rocce, ogni strato corrisponde ad un capitolo, no? E a un certo punto compariamo noi, esseri umani, non c'è molto da festeggiare, evidentemente, nel senso che appunto significa che l'impatto umano delle attività è diventato così importante da essere scritto nella roccia, letteralmente, no? Il concetto di antropocene è ancora in discussione, non è ancora stato ratificato dall'Unione Internazionale di Scienze Geologiche. Nel 2009, nello specifico, è stato istituito l'Anthropocene Working Group, che è un manipolo di 35 esperti provenienti da diverse discipline, che negli ultimi 10 anni, di fatto, ha cercato di accumulare prove per la ratifica ufficiale dell'antropocene, quindi per capire se includere o meno questa nuova epoca geologica nella scala dei tempi geologici, assieme a tutte le epoche precedenti e anche agli altri periodi. E appunto in questi 10 anni hanno raccolto una vastità enorme di prove. Per le altre epoche geologiche il problema era un problema tecnico di natura di penuria, diciamo, di penuria, di scarsità di prove. Nel caso dell'antropocene le prove sono forse fin troppe, si tratterà quindi di decidere qual è il marcatore, il cosiddetto chiodo d'oro, golden spike in gergo tecnico, che i geologi sceglieranno per il passaggio dall'olocene all'antropocene. Infatti già in quello che racconti si intravedono delle contraddizioni interessanti. Per esempio, questi 80 studiosi che andranno a decidere definitivamente quando, perché e come è iniziato l'antropocene, sono esseri umani che giudicano l'attività di altri esseri umani. Iniziamo a intravedere, diciamo, gli inghippi teorici. Nel primo capitolo del libro ce ne sono... vengono presentati principalmente due, e sono, primo, il falso mito di una recente scoperta del nostro impatto sulla Terra, e il secondo riguarda invece, si direbbe, l'agency, cioè chi è il soggetto dell'antropocene, chi ha causato queste modifiche, queste trasformazioni. Quindi partiamo un po' da questo mito dell'epifania dell'antropocene, che prima non era sotto i nostri occhi, quasi una rivoluzione copernicana. Esatto. Vai pure. Esatto. Diciamo, Bonnel e Fressot, il libro di Bonnel e Fressot ha il merito di in qualche modo mettere in discussione quella che è la narrazione ufficiale dell'antropocene, quella che negli ultimi anni si è in qualche modo imposta sulle altre. Bonnel e Fressot invitano a diffidare di questa narrazione ufficiale, soprattutto in relazione ai due punti che hai citato tu. Il primo tema è questo, quindi la comparsa recente dell'antropocene nel dibattito pubblico e scientifico. In realtà ci dicono, Bonnel e Fressot, più che di una scoperta recente, bisognerebbe parlare di una riscoperta. L'idea di epoca umana era in circolazione già nell'Ottocento, e da bravi storici quali sono Bonnel e Fressot vanno a recuperare tutti i contributi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento sono stati in qualche modo proposti per identificare, insomma, l'ingresso in questa nuova epoca umana. Ce ne sono tantissimi. I nazionalisti, okay. Com'è? C'è anche un italiano per fare i nazionalisti. C'è anche un italiano che è Antonio Stoppani, che nel 1873 propose questo termine antropozoicum, era umana, insomma. E quindi, insomma, aveva già preconizzato il fatto che l'attività umana avrebbe modificato la superficie terrestre, che l'impatto antropico sugli ecosistemi sarebbe stato geologicamente rilevante, ma diciamo così, la scoperta dell'antropocene, non solo la scoperta dell'antropocene non è recente, ma ha una lunga storia, una storia molto più lunga di quanto in realtà, insomma, non si dica, e Bonnello e Fressot lo rendono evidente, ma la consapevolezza ecologica stessa dell'impatto umano sugli ecosistemi ha una storia molto più lunga.
uno dei cliché, diciamo, dei luoghi comuni del pensiero ambientalista, ecologista, contemporaneo è quello di contrapporre, diciamo così, un passato miope, cieco all'impatto ambientale, ai cambiamenti climatici che l'ingresso nella società termoindustriale avrebbe in qualche modo causato, e invece un presente di piena consapevolezza, di lungimiranza, di possibilità di intervenire sulle condotte degli individui, di regolare, insomma, il nostro impatto ambientale. Potremmo, l'argomento è ampio, quindi sta a noi anche decidere dove andare e cosa riuscire a dire. Potremmo individuare, iniziamo a individuare, per arrivare poi al secondo punto, quali sono state le proposte cronologiche, cronografiche, per individuare l'inizio di questa epoca. Lo dico perché in una di queste, diciamo, nella narrazione ufficiale del pensiero ecologista, diciamo nel primo passo che una persona, un curioso, un appassionato si trova a fare, compare sempre, almeno nel materiale di una certa qualità, Rachel Carson, Primavera silenziosa. Viene presa come un esempio di prima studiosa capace di raccontare, divulgare su un numero di persone molto grosso, per esempio l'effetto terrificante, benefico, eccetera, del DDT, del pesticida, sugli animali, semplificando molto, sui volatili della campagna e su tutta la catena alimentare, insomma. Questo per dire cosa? Perché Rachel Carson scrive quel libro nel 62, 3? Nel 62. Nel 62. E siamo ormai 17 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e in una fase che ormai è conclatamente boom, espansione economica, sociale e culturale. Gli studiosi l'hanno chiamata grande accelerazione. Cercando di individuare in quella grande accelerazione il primo... l'inizio di quest'epoca che abbiamo chiamato Antropocene. Giustamente gli autori del libro cercano di andare oltre una lettura così semplice. Ricordo delle pagine che parlano di, diciamo, di quasi di una mistica delle curve esponenziali, dove per raccontare la grande accelerazione vengono presentati sempre gli stessi 24 grafici che presentano appunto il boom della popolazione, della qualità, non so, del reddito degli individui, degli stati, la quantità di carne che si mangia, non lo so, qualsiasi cosa. Prendono questi grafici, li comparano a quelli, per esempio, che distinguono il 1860 dal 1910 e ci fanno vedere che la curva è molto simile. Questo per dire cosa? Che l'antropocene è un... è spiegato attraverso delle parole e ognuna di queste parole è uno strumento politico. Quindi cerchiamo di andare sul secondo punto, che era chi è il soggetto dell'antropocene. È giusto parlare di un'umanità che si accompagna per manina lungo i secoli condividendo le responsabilità o è il distinguere? Bisogna utilizzare questo strumento imprescindibile che è la discrezione, la distinzione e la capacità appunto di analizzare le differenze, per esempio, sociali che hanno provocato questi effetti. Allora, questo è appunto, come dici tu, la seconda grande opera di demistificazione che Bonelli e Fressò cercano di fare, insomma, nel loro libro e in maniera anche riuscita e con grande dovizia di dettagli storici, di ricostruzioni anche molto dettagliate. Allora, come dicevamo prima, l'antropocene ce lo siamo un po' bevuti tutti, nel senso l'abbiamo preso per vero, l'abbiamo preso per buono, ci è piaciuta talmente tanto questo concetto che non l'abbiamo più di tanto problematizzato. È addirittura diventato una buzzword, no? Quindi una parola abusata, anche in contesti non pertinenti o non coerenti rispetto al contesto di origine in cui il concetto appunto è nato. Bonelli e Fressò ci dicono, guardate, oltre al fatto che lo shock
nell'antropocene, la scoperta dell'antropocene non è un fatto recente, non è nemmeno valida questa proposta di considerare l'umanità come un agente geologico uniforme, ugualmente, uniformemente coinvolto nell'antropocene, e ugualmente responsabile dell'antropocene, no? In questa ricostruzione, in questa narrazione ufficiale dell'antropocene che Bonelli e Frassò cercano in qualche modo di mettere in discussione, i due attori in gioco sono la specie umana da una parte e la natura dall'altra. La specie che agisce e la natura che subisce, no? In un rapporto quasi deterministico di causa ed effetto, che però non è valido. Questa visione totalizzante, ci dicono Bonnell e Fressot, è una visione totalizzante dell'umanità, è una visione fortemente spoliticizzata, no? Che distribuisce la responsabilità dell'antropocene in maniera eccessivamente omogenea e storicamente falsa, no? Perché se poi andiamo a vedere, loro lo fanno insomma in maniera molto approfondita nel loro libro, vanno a ricostruire le dinamiche di potere. Addirittura Bonnell e Fressot parlano di geopotere che soggiace a questa narrazione ufficiale dell'antropocene, ci si accorge che in realtà le differenze sono enormi. Un esempio molto semplice che fanno Bonnell. Scusami, una brevissima parentesi, qui siamo passati alla seconda parte del libro, giusto per chi magari è interessato a leggerlo. Sì. Sono molto curioso rispetto al tuo esempio, se poi possiamo anche aggiungere quella piccola parte su Lovelock che è sempre associato come dire, una personalità New Age misticheggiante, invece viene da, insomma, ha collaborato con la NASA e con l'esercito. E la sua mentalità è assolutamente allineata invece a quel tecno-soluzionismo geoingegnerista che va per la maggiore oggi. Scusami l'interruzione. No, certo, no, è assolutamente pertinente il punto perché appunto questa umanità compatta che viene presentata dalla narrazione ufficiale dell'antropocene, storicamente falsa, abbiamo detto facendo eco a Bonnell e Fressot, in realtà una distinzione di fondo ce l'ha. E qual è questa distinzione di fondo? È la distinzione di fondo tra le masse di individui che inavvertitamente hanno causato l'antropocene e oggi ci vivono dentro e ne subiscono le conseguenze, e dall'altra parte, scrivono Bonnell e Fressot, abbiamo invece gli scienziati ecomodernisti che pongono se stessi quale avanguardia ecologica, diciamo così, del mondo e come depositari unici anche delle soluzioni che possono essere adottate di fronte agli squilibri ecologici che caratterizzano l'antropocene, perché appunto non l'abbiamo ancora detto, ma la grande distinzione tra l'antropocene e l'olocene che l'ha preceduto è proprio questa. L'olocene è l'epoca in cui l'umanità, la civiltà ha potuto stabilizzarsi perché le condizioni climatiche, ecologiche, naturali hanno permesso in qualche modo questa stabilizzazione. L'antropocene invece si preannuncia essere un'epoca di grandi stravolgimenti climatici e poi conseguentemente economici, sociali, insomma, politici. E quindi questo manipolo di scienziati, diciamo così, che ecomodernisti, l'ecomodernismo è all'interno del pensiero ambientalista, diciamo così, quel gruppo, quella scuola di pensiero che riconosce nella scienza anche una sorta di soluzionismo rispetto agli squilibri ecologici che ci troviamo in qualche modo a fronteggiare. Bonnell e Fressot dicono, adottando una prospettiva che poi non è antiscientifica o misoneista o contraria, insomma, allo sviluppo scientifico, ma semplicemente dicono attenzione a questo soluzionismo scientifico perché in realtà è frutto di una razionalità strumentale che cerca in qualche modo di marginalizzare altre proposte che vengono in qualche modo avanzate di vita, di convivenza civile all'interno dell'antropocene, no? Modi tradizionali di vivere che vengono marginalizzati. Certo, qui mi rendo conto di aver fatto un errore io, di aver diciamo, preso per assodato e per scontato il significato di geoingegneria. Sarebbe ideale appunto quindi completare la risposta spiegando di cosa stiamo parlando. Cerco io di introdurti al tema. Per geoingegneria si intende quel pacchetto di soluzioni che prevedono un
un approccio estremamente invasivo per quanto riguarda l'equilibrio della biosfera, delle nicchie ecologiche, appunto un intervento antropico, umano, per via di, ci sono tanti esempi che si possono fare, sia dispositivi tecnologici, sia proprio introduzioni di elementi chimici dove non dovrebbero starci, per alterare o sistemare cicli che ci precedono di milioni di anni, insomma. Sì, esatto, la geoingegneria è proprio questo, oggi se ne discute fortunatamente sempre più, nel senso che è uno dei grandi temi con cui potremmo avere a che fare, insomma, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, senz'altro, insomma, entro la fine del secolo si arriverà a discuterne in maniera molto più realistica di quanto oggi invece non sia in fase di semplice sperimentazione scientifica. Diciamo, sono tantissimi gli esempi di studi in corso in ogni angolo del mondo. E qualche anno fa, nel 2017, è uscito il primo libro, diciamo così, che ha un po' messo ordine rispetto alla tematica della geoingegneria, che è Il pianeta nuovo di Oliver Morton. In questi ultimi anni ne sono stati pubblicati altri, uno tradotto in Italia molto, anche quello molto importante, che è L'era sintetica di Preston. Ma insomma, questa geoingegneria, che cos'è? Appunto, lo dicevi tu, ma per secoli abbiamo intervenuto, cioè, il nostro intervento, insomma, sugli ecosistemi è stato inconsapevole. Monnell e Fresso ci dicono invece che è stato consapevole da molto più tempo di quanto non si dica, ma insomma questo intervento ora si tratta di renderlo deliberato, si tratta di decidere, appoggiandosi ovviamente al soluzionismo scientifico, come intervenire. E l'aspetto interessante è che se da una parte, diciamo così, lo sviluppo tecnologico, scientifico ci ha portato ad incrementare il nostro impatto ambientale sugli ecosistemi, dall'altra lo stesso sviluppo tecnologico e scientifico, insomma, si propone quale soluzione al problema da esso stesso generato, in una sorta di cortocircuito da cui è difficile uscire. Bonnell e Fresso dicono sì, noi abbiamo senz'altro bisogno di soluzioni scientifiche di fronte alla crisi climatica, che è una delle manifestazioni dell'antropocene, ma abbiamo anche bisogno di, dicono loro, una sorta di ecosofia, cioè un amore, un nuovo amore, una nuova etica ambientale, no? Esatto, e qui si passa alla terza parte, ultima del libro, e anche all'ultima parte della nostra conversazione. Si chiama Quali storie per l'antropocene? Rispetto alle altre è la parte, direi, addirittura più giocosa, o comunque più volutamente frammentaria, più divertita anche. Stiamo parlando comunque sempre di un libro molto, molto serio, in cui i due autori francesi cercano di, citando, parafrasando Donna Haraway, un'altra studiosa molto importante e influente nel campo, quali storie dobbiamo raccontare per raccontare questa storia. Quindi il discorso diventa appunto riflessivo, rivolto al discorso stesso dell'antropocene, ma nell'unico modo per me, penso anche per te, possibile, cioè quello di riconfigurazione, di messa in discussione e di riscrittura di questa storia, di come ci siamo arrivati e di cosa però possiamo anche fare, di come possiamo reagire, quali sono gli archetipi, le configurazioni, gli schemi, le cornici culturali che il discorso scientifico soluzionista di cui abbiamo parlato fino adesso non prendono in considerazione. Banalizzando e semplificando molto, visto il tempo, certo si può andare dagli sciamani amazzonici di Copenaua, io indico verso di qua perché il libro mi guarda dalla libreria tutti i giorni, all'ecofemminismo, insomma gli esempi sono molti. E cerco di, per dare un'idea a chi ci ascolta, chi ci guarda, quali sono le etichette che tirano fuori Bonnell e Fresso, e magari possiamo dedicare un paio di minuti a un paio di definizioni, se ce la facciamo. Allora, sono non più antropocene, quindi, ma termocene, tanatocene, fagocene, fronocene, agnotocene, capitalocene, polemocene, e poi sono le conclusioni che non c'entrano. Quindi
Mi piacerebbero 2 minuti sul capitano Cene, perché spiegando a chi non ha mai sentito parlare di cosa stiamo parlando, andiamo a ripoliticizzare il discorso. Quindi se puoi raccontarci di Moore e di Malm, sono contentissimo. Beh, certo, allora faccio una premessa, mi piacerebbe fare una premessa, cioè questa. Potrebbe sembrare quasi schizofrenico questo esercizio di retorico di rinominare l'antropocene, cioè cercare no, nomi nuovi per l'epoca umana che stiamo vivendo, insomma, e che dobbiamo imparare a vivere e dobbiamo anche cercare di sopravvivere a questa epoca umana che uscirne il prima possibile sostanzialmente. Perché abbiamo capito che è un'epoca di disastri ambientali e probabilmente di aumento delle disuguaglianze, di aumento delle difficoltà, insomma, che ci troviamo a fronteggiare. Le storie sono importanti, i nomi sono importanti, i nomi fanno le cose, nomina sunt numina, no? Chiamare antropocene l'epoca umana, abbiamo visto, porta con sé dei bias, dei malintesi, come dicevi tu, che devono essere invece demistificati. Allora, la proposta provocatoria che fanno Bonelli e Professore è quella di ragionare con i nomi, ragionare con le date di inizio dell'antropocene, perché una volta definito il nome e la data di inizio dell'antropocene si svilupperanno delle nuove storie, no? Delle nuove storie che ci porteranno a percepire noi stessi in un certo modo, percepire il nostro rapporto con la natura in un certo modo, a prendere come plausibili certe linee d'azione, certe soluzioni di fronte agli squilibri ecologici e non altre. No? Quindi è davvero importantissimo in realtà questo lavoro critico che loro fanno di messa in discussione dell'antropocene. Tra l'altro le 7 etichette che propongono loro ovviamente non sono tutte, ne sono state formulate altre da altri studiosi, perché il dibattito è ancora in divenire, ancora insomma, al centro dell'interesse degli antropocenologi, come li chiamano Bonelli e Fresso. Il capitalocene è una proposta che è stata avanzata da Jason Moore. Jason Moore è un sociologo, ma insomma uno studioso, un altro antropocenologo molto riconosciuto a livello internazionale, e si basa sull'idea che sostanzialmente in questo gioco di attribuzione dei nomi, che però è anche un'attribuzione di responsabilità, chi ci ha portato dentro l'antropocene, chiamare in causa il sistema capitalistico sia assolutamente in qualche modo necessario. Moore, tra l'altro, colloca, diciamo così, l'ascesa storica del sistema capitalistico abbastanza indietro, perché lo porta al XVI secolo, grosso modo, insomma, quindi alla globalizzazione 1.0 dei grandi traffici commerciali e dei grandi modelli economici che ha in qualche modo diffuso su tutto il pianeta un modo omogeneo di vivere, un regime sociotecnico che è il regime capitalista. Questo ha messo fuori gioco tutti i modi tradizionali di vivere in un certo senso e di pensare, di pensarsi di fronte agli squilibri ecologici, di fronte alla crisi climatica, no? Le società tradizionali, tu prima giustamente citavi Copenaua, no? Gli indigeni, ma potremmo anche fare riferimento alla civiltà contadina, no? Cioè la civiltà basata su fonti energetiche puramente organiche, no? Il muscolo del contadino che lavora la terra, che viene rimpiazzato invece dall'energia fossile. Ecco, quel modo di vivere lì era ovviamente significativamente più frugale, basato sul riciclo, sul recupero. E quindi in qualche modo avrebbe potuto anche essere oggi particolarmente moderno, nel senso che di fronte al paniere di soluzioni che siamo qui a valutare per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarci a vivere in un tempo di cambiamenti climatici, potrebbe essere anche una soluzione percorribile, no? Un ritorno all'economia organica. I teorici della decrescita, sostanzialmente, Latouche e altri fanno riferimento a questo, e Bonnell e Fressot sembrano essere orientati a questo tipo di proposta. Dicono, al di là delle soluzioni scientifiche, noi comunque dovremmo adottare degli stili di vita più sobri dal punto di vista dei consumi e anche più umili rispetto agli interventi umani correttivi che possono essere fatti sulla natura. Assolutamente. Scusami, penso che ci stiamo avvicinando al termine Sì. da una mezz'ora,
Siamo riusciti a nominare un decimo dei nomi che volevamo nominare, un decimo dei concetti a cui teniamo. Consigliamo a tutti di leggere il libro, a tutti gli interessati, e da questo si può arrivare anche a molte altre letture a cui abbiamo accennato, quindi da Copenaua a Don Haraway, a, per esempio, Elizabeth Colbert mi veniva spesso in mente durante questa conversazione, che nella Sesta Estinzione, diciamo che riesce a introdurre anche a dei neofiti e a dei non esperti la scala incredibilmente incommensurabile del tempo geologico e appunto delle estinzioni che hanno preceduto quella che è già in corso, non quella che deve arrivare, ma è già in corso, come anche tu racconti in un pezzo per il Tascabile. Per noi sono sparite l'83% di specie animali nell'ultimo Sì, negli ultimi 2 secoli. secolo. Appunto, nel gioco di scegliere un inizio per l'antropocene, perché abbiamo detto, sappiamo che siamo dentro l'epoca umana, si tratta di decidere quale prova considerare come marcatore di passaggio dall'olocene all'antropocene e quale data di inizio scegliere. Bonello e Fressot dicono, beh, scegliamo la società termoindustriale, quindi la rivoluzione industriale di metà 800 in avanti, perché nell'ultimo secolo e mezzo, negli ultimi 2 secoli, abbiamo di fatto disperso nell'ambiente 200 minerali prima inesistenti, 208 per l'esattezza. Abbiamo sparso in ogni angolo del globo particelle carboniose sferoidali, ma anche polimeri plastici. I radionuclidi sono stati trovati nel punto più basso del pianeta, la fossa delle Marianne, ma anche nel punto più alto, la cima dell'Everest. E in questi 2 secoli abbiamo condotto all'estinzione anche un numero spropositato di specie animali. Abbiamo deforestato il pianeta per circa la metà. Oggi sul pianeta Terra ci sono il 50% di alberi in meno rispetto all'epoca pre-industriale e, secondo Bonello e Fressot, pre-antropocenica. Assolutamente, e guarda, mi permetto di aggiungere un cappello per concludere. Comunque sul Tascabile e anche in un progetto che è principalmente rivolto a questi argomenti, che è Medusa, la newsletter che porto avanti con Matteo De Giuli, sempre del Tascabile, usciamo ogni 2 settimane, noi continuiamo a usare come etichetta antropocene perché? Perché è la più diffusa e per come la vivo io, siamo ancora in una fase zero in cui questo termine va diffuso e fatto circolare, perché ormai viene dato quasi per scontato e anche forse paludato sia in campo letterario che filosofico che artistico, nel senso siamo arrivati, diciamo, all'Anthropocene peak da un po' di tempo, siamo abbastanza saturi, ma comunque va bene, fenomeno comunque positivo. Noi continuiamo a usarlo perché appunto siamo ancora nella fase della consapevolezza. Speriamo che la conversazione che abbiamo avuto noi possa aiutare altre persone a prendere familiarità col concetto, e quando ci saremo tutti quanti in questa barca cominceremo a distinguerlo. Decideremo insieme se chiamarlo capitale oceane, termocene, oppure le nazioni della Terra ci divideranno secondo questo discrimine. Lo scopriremo, insomma. Sono d'accordo con te. Grazie di tutto, grazie, Grazie e a te, Nicola. grazie per essere stato qui con noi e buona giornata, buona continuazione. Buona giornata a tutti. Ciao.